Ci troviamo nella sala sismica dell'osservatorio di Cavaglià e volevo fare questo aggiornamento sulla situazione sismica attuale a livello nazionale. Proprio negli ultimi giorni, in questa parte finale di marzo, abbiamo registrato un deciso incremento sismico a livello nazionale, proprio su tutta la fascia che va dalla parte centrale del Mediterraneo, quindi tutta la dorsale meridionale appenninica fino ad arrivare all'Emilia-Romagna, e anche un incremento sismico sulla parte est dell'arco alpino, quindi anche degli eventi a livello strumentale sono stati registrati nella zona del Trentino, del Veneto e nella parte est era subito con la Slovenia. Questi eventi sono stati registrati anche dalla rete nazionale dell'INGV e con oltre 360 stazioni sono stati localizzati tra gli eventi strumentali e quelli più sensibili percepiti dalla popolazione circa 560 scosse di terremoto. Sono tutte catalogate per ogni evento, quindi in base all'orario al giorno, e la maggior parte degli eventi si è concentrata appunto sulla parte che va nella fascia centrale della dorsale appenninica, quindi per la precisione proprio nel bacino di Gubbio, dove è già attiva da tempo una sequenza sismica molto importante. Molte di queste scosse sono state percepite dalla popolazione e vanno di intensità pari a 2,8 Richter fino alla massima, che è stata registrata stamattina, di 3,0 Richter proprio nei Monti Martani, che per la precisione si trovano a sud-ovest di Perugia. Queste scosse di terremoto sono portate appunto dallo stress sismico, comunque dalla placca nordafricana che sta avanzando verso il continente eurasiatico e provoca appunto un incremento dell'attività sismica proprio su tutto il territorio nazionale. Sono state comunque registrate delle scosse di terremoto anche in Sicilia, tra la parte della meridionale del Tirreno, molto profonde, quindi scosse di subduzione, proprio la prova che questa placca eurasiatica si sta scontrando con quella africana. Bene, come si formano delle scosse di terremoto in Italia e quali sono le loro cause? Seguiteci. Eccoci qua, ci troviamo per parlare di come avvengono le principali scosse di terremoto, soprattutto in Italia. Possiamo visualizzare questa cartina che è stata realizzata grazie ai nostri satelliti che registrano immagini in alta definizione e quindi per aiutarci a capire meglio dove avvengono le principali scosse di terremoto durante l'anno. Stiamo parlando dell'Italia, quindi del nostro paese, e stiamo parlando di un paese che è a alto rischio sismico a livello nazionale, quindi non si esclude nessuna regione dove non possono essere percepite delle scosse di terremoto e di intensità notevole, quindi con una magnitudo che può provocare dei danni, e ci sono delle zone comunque dove questi terremoti avvengono più sovente. Stiamo parlando di zone del centro Italia, del sud Italia soprattutto, ma delle zone in cui sono costruiti dei centri abitati proprio lungo le principali faglie dove attualmente si stanno registrando delle sequenze sismiche importanti. Le principali faglie che stiamo vedendo in questi giorni attive sono quelle del bacino di Gubbio, quindi nell'Appennino Umbro-Marchigiano, ed è ritornato ad essere nuovamente attivo il Pollino, quindi sulla parte sud-ovest dell'Italia, quindi la zona montana della Calabria. Come avvengono queste scosse di terremoto? Diciamo che tutto nasce dal terreno sotto la crosta terrestre, in quanto il mantello subisce un surriscaldamento della massa liquida, quindi della massa lavica, e come ben sappiamo il liquido caldo tende a salire verso l'alto e a sbattere contro la crosta terrestre. In questo procedimento provoca dello stress proprio lungo le faglie principali e avviene un terremoto. Motivo per cui avvengono le scosse di terremoto in Italia ma anche nel mondo sono
lo sfregamento, comunque la compressione delle varie placche, le principali placche. Noi siamo interessati dalla placca nordafricana che avanza verso nord e comprime, comunque impone pressione sulla placca eurasiatica, e noi ci troviamo proprio in mezzo alle due placche. Diciamo che la punto di giuntura sarebbe la dorsale appenninica con tutta la sua lunghezza, e l'arco alpino, proprio è una cosa che si nota a vista d'occhio da un'immagine satellitare. La forma dell'Italia è proprio la giuntura tra il continente africano e il continente eurasiatico. Cosa succede? Che durante l'anno, grazie delle macchine che sono state piazzate in appositi punti strategici e con localizzazione GPS a sensibilità millimetrica, sono stati registrati gli spostamenti di queste due placche. E si è capito che avanzano di anche di 3, 4, 5 mm all'anno, in tutto l'anno solare. Di conseguenza, cosa succede? Che avvengono degli accumuli di stress proprio lungo le principali faglie, quindi di conseguenza lungo la dorsale appenninica, come può essere la parte della meridionale della Calabria o della Sicilia, dove possono verificarsi delle eruzioni, quindi l'Etna quando ogni tanto fai le sue spettacolari eruzioni, oppure delle sequenze sismiche come quella attuale attiva nel bacino di Gubbio tra l'Appennino Umbro Marchigiano, oppure la sequenza che si era registrata nell'Appennino Calabro sul Pollino, e possono sfociare appunto in queste sequenze sismiche, oppure anche in eventi sismici molto, molto importanti, con una magnitudo significativa e si spera non dannosa. Quindi il mio concetto è sempre quello, che non potendo prevedere un terremoto, bisogna comunque prevenirlo con le costruzioni antisismiche. Ripeto, abitiamo in un paese altamente sismico che potrebbe e sicuramente farà registrare delle importanti scosse di terremoto anche negli anni a venire, e diciamo che l'unico sistema è prevenire sulla costruzione. Bene, concludo ringraziandovi per le vostre visite sul nostro sito internet, che lo vedete in sovraimpressione, e vi ringrazio per tutti i vari contatti via mail che ogni giorno mi arrivano, e vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti sia meteo che sismici. Dall'Osservatorio di Cavaglià è tutto, un saluto da Simone, ciao!